Bene, cari amici di tuttoandroid.net, come potete qui vedere, abbiamo più o meno in anteprima un HTC Desire preso in Inghilterra 2 giorni fa. È già disponibile infatti in Inghilterra dal 26 di marzo, anche se il lancio ufficiale era previsto per oggi. Come vedete è ancora sigillato perché faremo il video unboxing, quindi la prima apertura con voi. Andiamo subito ad aprire lo spadello scotch e eccolo qua, l'HTC Desire. Andiamo subito a vedere cosa troviamo all'interno. Allora, il cellulare molto compatto, direi, la batteria. Alziamo il coperchietto e troviamo i soliti foglietti di HTC con il foglio della garanzia, warranty, soliti foglietti di HTC. Qui abbiamo la presa inglese, appunto, che l'abbiamo preso in Inghilterra. Poi abbiamo il caricabatterie che si collega qui alla presa e qua, scusate, qui via USB. Le cuffiette con il jack da 3,5 argentato. E in ultimo, ovviamente, il cavo USB con standard micro USB. Andiamo a montare il telefono. Allora, togliamo la plastica, si è sfacellata. Andiamo a montare la batteria. Ora sono un po' incapace su come si apra, però ad incastro mettiamo la nostra SIM della 3 nello slot e troviamo all'interno di standard una SanDisk da 4 GB classe 2. La rimettiamo nel suo vano, mettiamo anche la batteria e rimettiamo il coperchio. Trovo un po' scomodo questo coperchio, ma almeno fa il suo lavoro e si tiene veramente fissato. Accendiamo. Due caratteristiche veloci: 1 GHz processore Snapdragon, trackpad ottico, come potete vedere, tasto home, menu, back, cerca, fianco destro liscio. Sotto troviamo invece la porta USB col microfono. Qua dietro troviamo le casse, la fotocamera da 5 megapixel, se non sbaglio, flash LED, tasto spegnimento, porta per il jack da 3,5 e basta. Si è già avviato, selezioniamo il nostro operatore, la nostra lingua. Ignoriamo questa fase, molto veloce già subito all'inizio. Come vedete, clicco continuamente avanti, però risponde subito. Android 2.1 con HTC Sense, e prossimamente andiamo a fare i vari test come il multitouch, i vari test 3D. Come vedete, molto fluido, molto, molto funzionante. L'unboxing è finito, www.android.net. Restate con noi, ciao a tutti!